Ben trovati da Salvatore e benvenuti a Financial Vlog, l'appuntamento settimanale con la finanza, l'economia e le borse. Partiamo subito con una panoramica sui mercati. Dall'inizio dell'anno vediamo che l'analisi Intermarket, ossia l'analisi che ci fornisce la relazione tra il mercato delle valute, quello delle materie prime, dei titoli governativi e dei mercati azionari, ci mostra come dall'inizio dell'anno è l'indice Morgan Stanley Capital Index che va meglio di tutti, più 15,22%. A livello settimanale invece si conferma il recupero dell'euro nei confronti del dollaro, più 0,73%. Procediamo poi con l'analisi degli indici più importanti dei mercati azionari che seguiamo. Quindi vediamo che il Nikkei 225 ha guadagnato il 39,16% sempre da gennaio e a livello settimanale guadagna il più 2,38%. Passiamo dal generale al particolare, vediamo un po' come sono comportati le società di calcio. Sono tutte negative dall'inizio dell'anno, quindi tra un andamento negativo chi va meglio di tutte, ossia chi perde meno, è la Lazio, meno 3,22%. Infine, come sempre, uno sguardo su quelle che sono le quotate pugliesi in borsa. Vi ricordo che Natuzzi ha il suo valore espresso in dollari. Dall'inizio dell'anno guadagna Exprive il 13,34%, seguita appunto da Natuzzi, più 10,70%. È tutto per questa aggiornamento settimanale sull'andamento dei mercati. Se vuoi essere protagonista della finanza e soprattutto per un futuro finanziariamente indipendente, continua a seguirci sempre su questa rete.